La riunione in prefettura a Roma del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza della Capitale si chiude con un approccio soft: evitare chiusure totali di strade o piazze. L'idea è quella di perimetrare alcune porzioni di aree aperte per evitare che le persone vi stazionino davanti, creando assembramenti, ma di non transennarle. Quali aree saranno interessate e come si concretizzerà il piano generale sarà deciso da un tavolo tecnico mercoledì e poi messo nero su bianco da un'ordinanza della sindaca di Roma, Virginia Raggi. Il piano antimovida della capitale dovrebbe essere pronto da sabato. Vogliamo agire con la massima grazia e tatto possibile, creare corridoi naturali e permettere l'afflusso ordinato agli esercizi commerciali, spiegano fonti ufficiali. Alla riunione convocata dal prefetto Matteo Piantedosi erano presenti in videoconferenza la sindaca di Roma, il comandante della polizia locale e le forze dell'ordine, ossia i soggetti che poi in concreto dovranno implementare i controlli già in essere da diverse settimane sulla movida. Il DPCM della scorsa settimana consente ai sindaci e ai prefetti di chiudere dopo le 21 le piazze a rischio assembramento. Nelle ultime ore erano circolate varie ipotesi, tra cui quella che prevedeva una difficile conta delle persone presenti nelle zone più calde delle serate romane. Una strada un po' impervia, scartata prima ancora che iniziasse la riunione a Palazzo Valentino.